Mario, oggi è il 30 novembre, Sì. siamo alla comunità ebraica di Trieste, siamo nel salotto prima dell'archivio. Allora, volevo chiederti alcune cose, così, ma in maniera molto tranquilla. Quando sei nata, Mario? Il 12 luglio del 1938. Eri figlia unica? No, cioè avevo una sorella più grande di 1 anno e mezzo. Poi un fratellino che è morto a 11 anni, a 11 mesi durante la guerra, ha avuto la meningite, non si potevano curare ma è morto prima, è morto che c'erano già le leggi razziali, però non durante il periodo, quando c'erano i tedeschi, che è stato poi il periodo più difficile, perché prima. Meno bene, meno male ci se la cavava. Non potevi lavorare, non potevi avere niente di tuo, però nessuno ti ammazzava. Nel 43, invece, col settembre del 43, allora c'è stato un pericolo di vita. Mario, come si chiamava tuo fratello? Mio fratello si chiamava Samuele, o Shmuel, diciamo così. Tua sorella invece? Luisa Ester. E quando parli della tua famiglia, qual è il tuo ricordo? Perché è una famiglia molto ricca, mi sembra, di storie, di vicende. Dalla parte di mio padre erano religiosi, molto religiosi. Mio nonno era figlio di un rabbino e no, anche lui era rabbino, ma non ha mai fatto rabbino perché ha dovuto andare via dalla Turchia, perché in quel periodo prendevano i bambini degli ebrei, sui 12-13 anni li mandavano in guerra. Loro stavano a Istanbul. Quando mio padre ha avuto circa 12 anni, hanno fatto finta di andare a fare un viaggio in Israele, in Palestina cosiddetta, e lì sono rimasti. Però nel 29 c'è stato anche prima c'è stato un grande assalto agli ebrei da parte degli arabi. Hanno ammazzato non so quanti ebrei che vivevano a Gerusalemme e quindi mio nonno con la moglie e il figlio sono andati a Parigi. Da Parigi sono venuti a Trieste. Invece mia madre è nata a Trieste, figlia di una triestina e un ebreo di Corfù, che prima di arrivare a Trieste era approdato al Cairo, quindi si è fatto un bel giro, poi è arrivato a Trieste perché in quel periodo Trieste aveva molto lavoro. Quindi, ti chiedo solo una cortesia, mi ricordi il nome delle tue famiglie, di tuo padre e di tua madre? Allora, il padre di mia madre si chiamava Bellelli, tanto per cambiare, perché di Bellelli ce ne sono morti. Invece mio padre era Hassid, che è un classico cognome degli ebrei religiosi, perché Hassid vuol dire pio. Allora, la famiglia di mio padre arrivava dalla Spagna, hanno fatto la famosa fuga. Penso che loro siano andati, sono gli antenati, siano andati attraverso il Portogallo, Russia, tutto quel giro lì così per approdare in Turchia, dove gli ebrei potevano stare bene, perché gli ebrei e gli arabi ogni tanto vanno d'accordo e ogni tanto si odiano. Adesso, per esempio, proprio ieri ho sentito un racconto, ho letto sul giornale, sul Corriere, che in una cittadina degli Stati Uniti c'era una comunità musulmana, piccola, improvvisamente si era molto espansa. Quindi c'erano delle persone che non avevano posto per entrare in moschea e quindi hanno chiesto una sala della sinagoga agli ebrei, i quali gli ha detto sì, perché no? E adesso vanno d'amore, d'accordo, anche se ci sono ebrei che criticano gli ebrei e arabi che criticano i musulmani. Quindi vedi, ogni tanto si va d'accordo, ogni tanto ci si critica. Tuo padre, quando è nato? Mio padre è nato nel 1909, credo.
E quindi questo pericolo di essere arruolato nell'esercito turco è successivo alla prima guerra mondiale? È successivo alla guerra mondiale. C'era l'impero ottomano, che era turco, gli ottomani sono turchi, i quali combattevano, erano come i romani, combattevano da tutte le parti e quindi raccoglievano anche ragazzini per fare la guerra, come hanno fatto come fanno in Africa adesso, come hanno fatto da tutte le parti. Quindi loro prendevano i bambini e li mandavano a guerra, soprattutto i bambini degli ebrei, perché comunque erano considerati molto così, non servono più di tanto, ecco, diciamo. Allora mio nonno ha preso e se n'è andato. Però è andato in un posto dove c'era ancora l'impero ottomano, per quello lui ha avuto la possibilità di dire vado in Palestina, perché era come quando scappavano dalla Russia, cosa dicevano? Vado a fare un giro in Slovenia, in Jugoslavia, e dalla Jugoslavia andavano da altre parti, perché non avrebbero potuto dire vado in America. No, vado a fare un viaggio di piacere in Jugoslavia, quella volta in Jugoslavia. E anche così sono scappati dalla Russia, dalla Polonia, dalla Romania, eccetera, eccetera. C'è sempre. Il mondo non cambia, è proprio un circolo, si torna sempre lì. Senti, ma tuo padre a un certo punto si ritrova ad essere apolide? Sì, perché lui era turco. Poi in Palestina resta turco. Quando scappano in Francia non è cittadino di nessuna parte, non è riconosciuto niente e quindi diventa apolide. Mia madre, che lo sposa, diventa apolide anche lei. Noi invece nasciamo italiane per una legge che aveva fatto il re d'Italia del 1912 o 1913, non ricordo esattamente, la quale legge diceva che i figli degli apolidi, a meno che i genitori non siano contrari, hanno diritto di essere cittadini italiani se nati sul suolo italiano. E chi era l'apolide che non accettava una cosa del genere? Ed è stata una buona legge, veramente. Quindi tuo padre, assieme alla famiglia, fa questo itinerario, segue questo percorso: Turchia, Palestina, Francia. Esatto. E dalla Francia arriva in Italia. Arriva a Trieste, sì, esattamente a Trieste. Poi nel 41, li mandano in campo di. Come si chiama quei campi dove c'erano anche i politici, perché stranieri, quanto apolide stranieri, vicino a Chieti, e poi è tornato a Trieste perché li hanno liberati, dopodiché però è stato preso dai tedeschi ed è morto qui alla risiera di San Saba. Posso chiedere una cosa, perché per me è molto importante, qual è il tenore di vita della tua famiglia? Di tuo padre e di tua madre? Allora, mio padre e suo padre, alla fine, essendo stranieri, perché nel 39, proprio in gennaio, noi siamo partiti per il Marocco. Quando cominciano le leggi razziali, partiamo per Tangeri, che si trova in Marocco, è la città internazionale del Marocco. Però ci rimaniamo quasi un anno e lì mio nonno e mio padre avevano un negozio di stoffe. Quando sono tornati qui gli ebrei non potevano più avere negozi, quindi vendevano per strada stoffe, tappeti, conoscevano uno, diceva bene, tu mi paghi un po' alla volta. Io ho trovato, quando stavo in Viale Miramare, un tabaccaio, il quale mi ha detto, quando ho saputo che sono ebrea, mi ha detto, sai, io avevo un signore piccolo, e so che era mio nonno, che mi vendeva a rate la roba, una brava persona, non l'ho più vista.
Difatti mio nonno muore ad Dachau. Quindi il tuo nonno materno? Paterno. Paterno. Mio nonno materno muore a Buchenwald. Quindi, e mio padre muore a Trieste, cioè alla Risiera di San Saba, vengono fucilati 5 ebrei per una rappresaglia. E come sono arrivati? E li prendono in giugno e 2 o 3 giorni dopo viene ammazzato. Quindi... Senti, ma allora il percorso è Turchia, Francia, Italia, Marocco, di nuovo Italia. Esatto. Tu eri molto piccola, quali sono i tuoi ricordi? Guarda, io quando sono tornata mi pare che avevo 1 anno e mezzo, così. Sembra impossibile, ma io mi ricordo l'arrivo al porto con mio nonno, il padre di mia madre, che era venuto a prenderci, che mi prendeva in braccio. Questa cosa me la ricordo, non lo so perché. Senti, allora questo ritorno dal Marocco trova queste due famiglie praticamente legate, sempre più legate. Sì, esatto. Qual è il tuo ricordo, diciamo, nel momento in cui queste due famiglie subiscono il trauma dell'arresto del padre, del suocero? Ma, tu eri molto piccola insieme a tua sorella. Io mi ricordo che nel dicembre del 43 hanno preso il padre di mia madre, che erano andati in la cosiddetta osteria a giocare a carte e la sera era e qualcuno ha fatto la spia, ha portato lì il famoso Grini, ha fatto la spia, e così ci diceva allora, perché e li ha portati in questo posto, in questa osteria dove giocavano a carte e hanno preso molti ebrei. Voi abitavate in ghetto? Sì, perché noi prima di andare in Marocco abitavamo in Via della Zonta. Poi, siccome mia nonna e mio nonno abitavano in Via del Ponte 4 e mia nonna era cieca e aveva bisogno di aiuto, si era liberato un appartamento al piano di sopra e siamo andati a abitare lì. Poi invece, quando hanno portato via e mio nonno, e mia nonna, mia zia si era sposata e non abitava più con loro, abbiamo lasciato quell'appartamento e siamo andati a vivere giù con mia nonna, mio nonno, che era rimasto nell'appartamento soprastante. Però quando hanno preso mio padre nel 44, mio nonno era già sceso giù a stare con noi, perché l'altro mio nonno era stato preso. Quindi quella era una casa molto grande, perché ti dirò che aveva una cucina che aveva 4 metri per 5, qualcosa del genere, una roba enorme. Una stanza, più un'altra stanza, più un'altra stanza, più 2 enormi stanze sulla facciata. Perché la Via del Ponte 4 era un ex convento. Quindi le case erano, gli appartamenti erano molto grandi, e quindi siamo andati tutti a abitare lì, e tutti lì li hanno presi, meno mia madre, perché passava al piano di sopra abitavano 5 sorelle con la madre, che ci hanno salvato la vita in più frangenti, poveracce, hanno rischiato, la famiglia Bastiani ha proprio rischiato. Bastiani, sì. Loro venivano da Albona, e la madre era vedova, e c'erano queste 5 figlie che erano più giovani di mia madre, ma circa l'età di mia madre. E loro sono venute a abitare e abitavano il piano di sopra. Quando una delle sorelle si è scocciata di stare a Trieste, è tornata a Albona, però ha lasciato i documenti, e mia madre è passata per una delle sorelle Bastiani. Tu pensa che sono venuti, non c'era l'SS, c'era la Wehrmacht con i fascisti, perché è inutile che ci raccontino balle, quando i tedeschi andavano a prendere qualcuno avevano sempre il fascista di compagnia. Quindi a quel punto
Il tedesco si è accorto che era mia madre, ma è stato zitto. Hanno spaccato col calcio del fucile a mio padre tutti i denti per fargli dire dove era mia madre. A quel punto, niente, mio padre non ha detto niente e il tedesco ha detto prendiamo le bambine. Io facevo finta di dormire e avevo già 6 anni quella volta. E il tedesco diceva bene e mia nonna, che era cieca, si mette a piangere e lui dice perché piange questa signora? Allora una delle sorelle dice perché li portate via le bambine ed è l'unica cosa che gli è rimasta perché il resto hanno già portato via tutti. Allora il tedesco dice va bene, veniamo a prenderle domani e il fascista dice no, le prendiamo subito. Risposta del capo della Wehrmacht, dice qui comando io, le bambine le veniamo a prendere domani. Indomani non sono venuti, noi siamo andati in via Baia Monti da mia zia. E di chi incontriamo? Questo capo della Wehrmacht su una moto che ci riconosce, ci saluta, ci dà le caramelle e va via. Cioè, lui aveva già capito la sera prima chi eravamo. È stato proprio così che l'abbiamo incontrato, eravamo sulla via Baia Monti. Ecco quando io dico, sì, la SS, la Gestapo erano dei criminali, però anche fra i tedeschi non tutti erano così ciechi di comandare, poi era verso la fine della guerra anche ormai, capisci? E non abbiamo più saputo niente di questo tedesco, probabilmente sarà morto in guerra, però lui ci ha salvato la vita, lui e le sorelle Bastiani. Senti, in via del Ponte ci sono state tante famiglie hanno fatto strage in via del Ponte. Ci sono state delle famiglie intere portate via, per cui neanche si sanno i nomi. Qualcuno hanno detto, qualcuno, gli amici o cosa, sono venuti a dichiarare perché c'erano iscritti alla comunità, ma c'è della gente che è sparita e non è ricordata da nessuna parte. La domanda che ti farò, che mi interessa molto approfondire, è questo ambiente della via del Ponte, le persone che ruotano a questa via stretta nel ghetto, che secondo me sono moltissime, delle quali si sa molto poco, è vero? È vero, si sa poco perché intere famiglie sono state deportate. Allora, qualcuno era già anni qui, ma qualcuno era appena arrivato, erano scappati dalle varie parti, arrivati qui. Chi sapeva, chi li conosceva, hai capito? Perché poi molti di quelli che magari stavano in ghetto, a un determinato punto si sono nascosti da qualche parte. Per esempio io so di amici miei che sono stati 2 anni chiusi in una soffitta, perché non potevano neanche piangere, perché il vicino di casa poteva sentire e denunciare. Quindi la via del Ponte aveva anche delle persone che erano venute ultimamente a Trieste e si erano sistemati lì. Io ho visto anche perché si parlava la spiegazione è questa. Io prendo il CDEC, il Centro di Documentazione Ebraica, mi chiede di un foglio trovato arrivato in casa di una famiglia, cioè mamma e figlio che era appena nato, nel quale il marito dice io parto siamo una quarantina che partiamo dal Coroneo, di questa quarantina io conosco solo 3 persone e dice i nomi e il Vavi. Io dico questo è sicuramente un soprannome col fiotto, perché ci sono delle persone che non hanno la R e dicono la V. Io ho detto questo è un soprannome col fiotto, sì, assicurato. E ho cominciato a cercare qui e lì, finalmente una signora si ricorda, perché lei è stata anche deportata solo negli ultimi 2-3 mesi ed è ritornata, si è salvata, era Birkenau lei. E mi dice, sì, è quello, quello e quello. E allora io mi ricordo che ero presente quando l'hanno preso questo signore.
Non è così, hanno preso il figlio. Il padre è andato ad autodenunciarsi al Corneo perché gli hanno portato via il figlio che stava studiando per rabbino, che era cantore in tempio, un bravissimo ragazzo. E allora lui è preso, è andato al Corneo, ha detto anch'io sono ebreo, deportatemi. Così lui viene deportato insieme al figlio. E in questa lettera dice io parto con Vavi e il figlio. E lì è saltato fuori che io ero presente. È stato il giorno in cui ho detto, perché sono entrati anche a casa mia, mia sorella non c'era perché era da una signora a studiare per poter fare almeno la prima classe. Mia mamma era fuori e io che avevo, per come dicono sempre, la peste, sono andata dietro ai tedeschi e loro volevano entrare in uno stanzino che era di un signore che aveva lasciato a mia madre delle cose, ha detto io adesso scappo, lei mi tenga questo, e mia madre ha detto va bene, e lei ha chiuso quella stanza e diceva a noi non andate in quella stanza perché lì ci sono i topi. Quando questo tedesco si è fatto aprire quella stanza, io ho detto ma guarda che stupidi sti tedeschi, vanno nella stanza dei topi. Il tedesco mi ha guardato, poi è andato a vedere la stanza, mia zia in quel momento mi ha preso, mi ha portato al piano superiore dove c'erano queste cinque sorelle con la madre e mi ha nascosto in un armadio a muro che era fatto, le case antiche avevano l'armadio a muro di qui e l'armadio a muro nell'altra stanza. In questo armadio c'era un buco. E io, quando i tedeschi sono venuti su a cercarmi, entravo nel buco, quando aprivano, entravo nell'altro armadio, andate e ritorno, però sono stata in quell'armadio più di un'ora. E io soffro di claustrofobia, non posso neanche andare in ascensore, è una cosa... Se l'ascensore non è con i vetri aperto, io non ci vado. Ed è così che mi sono salvata. Mia sorella stava in quel momento tornando dalla scuola, cioè dalla questa maestra, e mia zia le ha fatto segno di non venire su, di andare. Dove Ma secondo te in questo armadio, dove tua madre diceva che c'erano i topi, cosa c'era? In questa stanza c'erano delle quadri e c'erano i vestiti di questo signore, cose piccole, però lui praticamente... Io penso che lui abbia chiesto a mia madre di affittarglielo per un anno e gli abbia dato anche dei soldi in quel momento, accettare tutto perché no, noi non avevamo più soldi, eravamo rimaste quasi senza. E lì mia madre l'ha chiusa giustamente perché era praticamente affittata. Però siccome io cercavo sempre guai, ed è andata avanti così per parecchi anni anche dopo la guerra, non è che poi io sia diventata più buona, no, sempre in cerca di guai. Allora detto questo, mia sorella non sarebbe mai entrata a breve, bastava dirle non puoi entrare, ma a me non potevi dire non puoi entrare, io entravo. Quindi ha trovato questa soluzione. E come riuscivate a tirare avanti? Chi vi ha aiutato? Allora, fra i vicini di casa, i conoscenti. Queste sorelle ci hanno aiutato, mia madre aveva ancora dei soldi perché tanto è vero che ha potuto pagare questa signora che insegnava a mia sorella. Mia nonna non era ebrea, aveva un fratello che era il cuoco di bordo delle navi di Mussolini e del re, cioè era una persona che stava bene. Il cugino che anche l'aiutava, che stava bene, navigava perché la famiglia di mia nonna arrivava dalla Dalmazia e loro erano tutti capitani di macchina dalla parte di mia nonna e quindi loro lavoravano comunque e loro aiutavano mia nonna e quindi mia madre. Perché mio nonno aveva. Mio nonno. Credo che lui abbia consegnato tutto l'oro che aveva, credo che l'abbia consegnato a una famiglia, gli amici, però poi non ne abbiamo saputo più niente. Mentre mio nonno Piero, che non potendo
Lui aveva il negozio di rigattiere, diciamo. Era uno che si intendeva molto di antichità. E lui, alla fine, non potendo avere il negozio più, allora vendeva per strada oro e argento, aveva conoscenze. Quando sono arrivati i tedeschi, lui ha messo tutto al Monte di Pietà e pagava regolarmente le bollette. Quando i tedeschi hanno preso mio padre, si sono portati via anche questa valigetta con tutte le ricevute dentro. E quindi abbiamo perso tutto anche lì. In verità, noi fra i tedeschi italiani dovrebbero pagarci nuovi, perché abbiamo veramente perso tutto. Abbiamo dovuto, mia madre ha sempre lavorato dopo la guerra, e se non era per l'aiuto che cioè lei lavorava, ma c'era anche l'aiuto da parte del patronato ebraico, cioè arrivava la roba dall'America, e così abbiamo tirato avanti. Io ho potuto studiare, anche mia sorella, ma se no sarebbe stato veramente difficile. E comunque è stato difficile, perché mia madre aveva anche una madre cieca a carico. Ma fino alla liberazione vi siete rimasti in via Baiamonti? No, hanno portato via anche mia madre nel 45, perché la signora che stava al piano di sopra l'ha denunciata per mercato nero. Mia madre non era proprio il tipo. E però mia madre, quando l'hanno portata via, era il febbraio del 45, fine febbraio così, l'hanno portata al coroneo. E mia madre ha detto al capo fascista: ma guardi che io non faccio mercato nero. E lui gli ha detto: noi lo sappiamo, signora, che non fa mercato nero, ma la signora che sta sopra di lei l'ha denunciata e noi abbiamo dovuto portarla via. Però i tedeschi, quell'H davanti, che c'è nel suo cognome, l'hanno preso per un cognome sloveno, e così la mettono coi partigiani. Vada lì, stia calma che forse si salva. Se invece sanno che è ebrea, la mandano in Germania e da lì non è più tornato nessuno. Così praticamente questo capo fascista l'ha salvata senza... anche perché ormai era la fine della guerra. Mia madre ha visto quando sono i partigiani i primi che sono arrivati al coroneo. E lì hanno... Quindi tu e tua sorella siete rimaste senza vostra madre? Senza... io sono... gli ultimi 3 mesi della guerra praticamente. Sì. Io sono andata a casa della moglie di un zio di mia madre, che era stato già preso e portato ad Auschwitz, e era la seconda moglie di questo zio, più la figlia di questa seconda moglie, che aveva già un 18 anni, e loro mi hanno curato così bene che dopo la guerra non volevo neanche tornare a casa, perché ero stufa di dormire ogni notte da un'altra parte. Invece loro erano cattoliche e nessuno le toccava. E mia sorella invece era a casa di mia zia in via Baiamonti, che lì non c'era pericolo. Sì, c'era un capo fascista lì, un fascista, ma non era buono, non ha mai denunciato, sapeva benissimo che mia zia era ebrea, era il vicino di casa. Quindi non si è mai sognato di denunciare né niente. Ci sono state anche delle persone a posto, come dappertutto. Però bisogna dire che qui le autorità sono state veramente assassine. Già anni prima, quando c'era già il sentore dell'antisemitismo, hanno registrato tutti. Quindi i tedeschi qui non hanno dovuto fare proprio niente, avevano scritto il nome, cognome, anni, figlio di chi, indirizzo. Tutto c'era in questa lista del 35. Più la famosa lista del 42, che è dove c'erano tutti gli ebrei, tutti. Quelli che erano rimasti, perché nel frattempo, nel 38, avevano cominciato già ad andare via. Allora, tu alla fine della guerra... Cioè, non proprio lei, però...
sai già qual è stato il destino dei tuoi nonni e tuo padre? Non sappiamo niente di mio padre. Non ha... Mio padre è stato dichiarato disperso fino al 56, quando noi abbiamo fatto un estratto storico della famiglia, un atto storico si chiama, mi pare, della famiglia. C'era mia madre, io, mia sorella, non mi ricordo per cosa serviva questa carta, e sotto c'era scritto il nome del padre disperso per motivi di guerra. Noi abbiamo saputo come è morto mio padre da un libro dell'avvocato Piazza, che si chiama Perché gli altri dimenticano, ed esce mi sembra nel 54, perché dopo la guerra io sono andata con mia madre alla Risiera, io e mia sorella, a cercare mio padre e mio nonno, e nessuno sapeva niente. Perché non sapevano niente? Perché li hanno fucilati di notte. E Piazza, che era arrivato, l'avevano preso quella sera, non poteva dormire, stava sulla finestra e ha visto la fucilazione e ha scritto i nomi. Perché lui poi viene deportato, ma ritorna anche. E quindi lui racconta questa storia, se no nessuno ne sapeva niente. Pensavano, mio nonno poi parte per Dachau, mi pare, e muore a Dachau. E così noi siamo andati alla Risiera, che io dico sempre che hanno fatto un bel lavoro alla Risiera, cioè, però hanno rovinato quello che era. Cioè tu entri la stanza, la vedi pulita, ma non ti dà l'idea di quello che è stato. Invece quando noi siamo entrati abbiamo visto queste stanzette scritte col sangue, scritte delle persone che lasciavano il proprio nome, scritte col sangue, perché non avevano cosa scrivere. E tutto questo è stato filmato da qualcuno anche. Quindi un bel lavoro, ma secondo me le stanze dovevano lasciarle esattamente come erano. E allora avrebbe reso l'idea, secondo me. Ma in questo tuo spostarti da via del Ponte, via Baiamonti, dalle zie, secondo te, nel tuo ricordo, i bambini della tua età che si trovavano in giro, tu sì, avevi modo di frequentarli, li vedevi, erano decine, erano nascosti, cioè il tuo mondo, la sfera degli affetti da bambina, ha un significato per te o è un elemento che non compare nella tua memoria? Ma noi, i bambini che poi ci siamo trovati dopo la guerra, praticamente non ci siamo conosciuti, perché se pensi che io nasco nel luglio del 38, vado nel gennaio del 39 a Tangeri, torno nel dicembre del 39 a Trieste, sono piccola. Già quella volta ci si nascondeva, non si era così agitati, no? No, non si stava in compagnia, perché era un po' duro. Sì, c'era l'asilo, io mi ricordo che sono andata all'asilo. Era l'asilo ebraico, che poi viene chiuso per ordine del coso agli studi, lì, che non mi ricordo come, del provveditorato agli studi, viene chiusa la scuola e viene chiuso l'asilo. E in quel punto comincia il pericolo, nel 43, perché io da quella volta lì, poi quando ci si è accorti che i tedeschi arrivavano già nell'ottobre e prendevano la gente, noi alla fine ci siamo accorti che non bisognava farsi prendere dai tedeschi, per cui io per un anno e mezzo e qualcosa non stavo a casa di giorno. Io avevo la signora che stava in soffitta, aveva una figlia che dava il nome ai burattini, dava la voce a una dei burattini di Podrecca, mi pare fosse quello. E mi portava con lei quando facevano le prove, per non stare a casa, che non si sapeva mai cosa poteva succedere. E anche lì sono arrivati i tedeschi mentre questi facevano le prove delle marionette. Io ero seduta in ultima fila, sono arrivati i tedeschi e hanno detto: chi è questa bambina? E il capo, il proprietario, che penso fosse Podrecca, perché non mi ricordo, quella volta lì c'era solo Podrecca come burattinaio.
ha detto mia nipote, e sono andati via. Io poi sono passata per nipote di tutti, perché dormivo all'ultimo piano da una mezza svasata simpaticissima che ce l'aveva a morte con i fascisti, andava davanti al teatro romano e faceva la serenata contro loro, cantava questo cantava una cosa, e c'era una canzone bella, e mentre il diretto cammina e dice tutta l'Italia in rovina, e qua dice gettate signori questa signori è la maschera di quei fantocci che vinsero, e gliela andava a cantare dove c'era il centro dei fascisti, per cui ogni volta la mettevano dentro, poi la mollavano perché tanto diceva questa è ubriaca, poi era una che picchiava, e quindi picchiava anche i fascisti, per cui quando la vedevano se stavano buoni, no, perché ormai dentro era inutile portarla, tutti sapevano, e non poi venivano anche picchiati perché era un mezzo lottatore quella nonna, ed era simpatici, e io dormivo a casa sua perché lì ero sicuro, o dormivo a casa di un'altra vicina, non è. Io quello che mi ricordo è che quando è finita la guerra, l'unica cosa che ho pensato è adesso dormo sempre in un posto, perché non ne potevo più. Cioè questo continuo spostarsi era una cosa... E dopo la guerra invece ci siamo incontrati tutti quanti, tutti questi... verso questi bambini di allora che poi siamo finiti in classe assieme e abbiamo continuato tutta la vita ad essere amici. Siamo amici da quando avevamo 6, 5, 3 anni fino ad adesso. E per te la fine della guerra coincide con che ricordo? Cioè il ritorno alla vita per te? Con tua madre? Con questa famiglia divisa? Sì, io quello che ricordo, sembra strano, ma stando in via del Ponte, io ho visto l'entrata dei partigiani a Trieste, perché sono entrati per via del Ponte sparando, usciti per la portizza e andati, e io li capivo i partigiani, perché io lo so che forse hanno fatto molte cose, credo che abbiano voluto veramente vendicarsi, e non puoi giudicare chi vuol vendicarsi dopo tanti anni di quello che hanno passato. Poi io ho avuto anche delle amiche istriane che sono dovute scappare dall'Istria, io capivo anche il loro odio per i partigiani, ma capivo anche i partigiani che si sono vendicati, e quando ci si vendica, e questo è l'errore della vendetta, tu puoi sbagliare, e io so che hanno mandato delle persone in fuga che non c'entravano per niente, erano sì fascisti, ma si sono fatti la spia uno con l'altro, hai capito? E io capisco che c'è la voglia di vendicarsi, e capisco che la vendetta è sempre sbagliata, perché non ragioni ma sei arrabbiato. Quando sei arrabbiato vai dritto al punto, e ci hanno rimesso molti, anche degli innocenti, molti che erano colpevoli. E quindi per te il ritorno alla vita, alla libertà, è tornare in via del Ponte? E tornare in via del Ponte, cioè io ero in via del Ponte, ma io ero lo stesso in via del Ponte, perché questa mia zia stava al numero 5 di via del Ponte, o 7, non mi ricordo, 7. In ultimo piano, anche lì tutti sapevano che era Abraham, nessuno ha mai detto niente, perché guarda che con quel tempo di fame, se tu andavi a denunciare un ebreo, probabilmente prendevano anche i soldi o roba del genere, nessuno ci ha mai denunciato, fuorché quella signora che stava di sopra, che poi dopo la guerra io sono diventata amica dei figli, quali non ci trovano per niente, una era della mia età e io ancora quando la vedo adesso sono amica, ma i figli non è detto che la colpa dei padri debba ricadere sui figli.
Ti posso far fare un passo indietro? Sì. Tu parlavi di un gruppo di ebrei che sceglie di suicidarsi al Coroneo per non essere deportato. Due ebrei, cioè c'era un mendico con la moglie preso da Fiume. I tedeschi sono andati lì e gli hanno detto che non lo fanno partire se lui farà il medico delle truppe tedesche. E lui ha detto sì, però se rimane anche mia moglie. E loro hanno detto no, sua moglie parte. Allora lui ha detto allora non se ne fa niente. La stessa notte si sono suicidati. Se tu vai al libro della Risiera, dicono che sono partiti con convoglio sconosciuto in data tale dei tali. Non è vero. Loro sono stati dal Coroneo, portate le salme e bruciate alla Risiera. Mai partiti, era un'invenzione, loro davano per partiti tutti quelli che anche uccidevano alla Risiera, per cui non si sa veramente quanti siano i morti ebrei alla Risiera. Perché tutti li davano, più che potevano, li davano come partiti. E quante famiglie secondo te possono essere sistemate in questo sistema? Allora, io decine o centinaia secondo te? No, decine di decine. No, di famiglie che sì, non si sa. Decine di famiglie. Anche forse, ma un centinaio di persone è quasi sicuro. Perché poi non tutti più erano nell'ambiente ebraico, hai capito? Chi li conosceva più? Per esempio, prendi Garinger. La villa Garinger era ebreo lui. Però lui non frequentava più la comunità, eccetera, eccetera. Si è saputo dopo la guerra, col libro della memoria, come sono stati deportati, e moglie, marito e figlia. I due genitori non ritornano, ritorna solo la figlia, che poi va via, va a Milano. Però tutti i nomi sono stati presi, quasi tutti, dalle carte lasciate dai tedeschi, perché sennò mai più se ne veniva a capo. Nel 35-36 qui c'erano 5.400 ebrei registrati, quindi certo alcuni sono partiti in Israele nel 38, tipo Voghera, e lui è andato, Voghera è andato in Israele, Savaldi è andato, tanti quando hanno cominciato le leggi razziali, anche prima che c'era già il sentore, e poi perché molti erano sionisti. Allora quel gruppo, c'è stato un gruppo che è andato via prima del, come sionisti, sono andati a vivere in Israele nei kibbutzim. Ma c'è molta gente che è andata in Perù, sono andati da tante parti, per cui tu non sai chi è partito ed è rimasto. Prendi l'Alma Morpurgo, la cugina di Voghera, loro vanno in Cile. E lei ritorna negli anni 60, se io non sbaglio, una cosa del genere. Quindi tu non puoi dire quello è morto, perché non lo sai, magari è andato in Sud America e se non compare in determinate carte tu pensi che sia andato da qualche parte. Invece non è vero, è morto. Tipo questo, adesso mi ricordo come si chiamava, Osterman. E questo Osterman ha il cognome di quell'attore italiano Osterman che è morto 3-4 anni fa, era un attore che viveva, è triestino e viveva a Roma, e quando io ho chiesto ai cugini mi hanno detto no guardi, non faceva parte della nostra famiglia, so che lo chiamavano il Gobetto, so che dopo la guerra non si è più visto e non risulta da nessuna parte. Io però ce l'ho residente a Trieste in quella famosa lista. Quella del 35? Sì. E vive solo. Allora, quanti che vivevano soli hanno preso? Poi molti ebrei si erano nascosti nel manicomio, diciamo, e sono andati tedeschi, sono andati lì e li hanno presi. Tutti, anche quelli ebrei che veramente erano pazzi e quelli li hanno fatti fuori subito. Senti, ma alla fine, nell'autunno del 45, quando riapre la scuola della comunità, quanti siete in questa scuola?
Guarda, la mia classe era la più, quella che aveva più bambini, noi eravamo in 15. Diciamo così che forse saranno stati 60 bambini. Non so dirti esattamente, perché poi c'era la classe mia sorella che mi sembra ne avesse 10-12. Poi c'erano dei ragazzi che erano già, sarebbero dovuti essere alle medie, però hanno fatto l'ultimo anno della quinta, hanno fatto la quinta per esempio. Quella foto che io ti ho dato, non ci siamo tutti di quelli che erano in quel momento in quella scuola, perché io mi ricordo di persone che c'erano in quella scuola e lì non ci sono, magari quel giorno mancavano. E quindi però io credo che eravamo una sessantina. E le storie che vi, e le storie che vi raccontavate? In colonia. Difatti io so la storia di tutti, perché quando, allora il primo anno siamo andati a, nel 45, la casa nostra di riposo, e abbiamo fatto lì la colonia estiva, diciamo così, si andava al mattino e si tornava al pomeriggio, alla sera a casa. L'anno dopo siamo andate a Gorla di Veleso, che è vicino Como. Poi un altro anno a Gorla di Veleso, e quando ero in quarta invece era già aperta la nostra colonia di Opicina, e lì abbiamo fatto, e lì di notte ci si raccontava, di sera prima di andare a dormire ci si radunava, si faceva in cerchio e si raccontavano le cose che poi invece ai grandi non raccontavamo, solo fra noi ci si raccontava delle cose, coi grandi non ne abbiamo mai parlato, per cui i grandi, diciamo così, pensavano che noi abbiamo fatto meno caso a quello che abbiamo passato, perché i bambini pensano che sia normale scappare, pensano che sia normale andare a dormire da un'altra parte, pensano che sia normale che essere perseguitati, perché così vivono. Non sanno che prima era diversamente. Questo è il punto del bambino, che si abitua a tutto. Però non è detto che non soffra. Soffre lo stesso, solo che non hai la percezione di quanto sia sbagliata questa cosa. Allora un po' ti vergogni e coi grandi non ne parli. Però fra noi ne parlavamo. Senza capire se era una cosa giusta o ingiusta, ne parlavamo e basta. Dopo, quando siamo stati grandi, abbiamo capito che era ingiusto. E questo è il tragico dei bambini. Credo che abbiano tutti, quando succedono queste cose, come si chiama quando rapiscono uno e questo si attacca al rapitore, cioè la chiamano la sindrome di Stoccolma. La sindrome di Stoccolma. I bambini ce l'hanno insita, diciamo, quando sono piccoli. Perché gli sembra normale. Gli sembra normale. Questo è il punto, no? Non è che io almeno non pensavo che ci potesse essere un altro modo di vivere. Quando ho capito che c'era un altro modo di vivere, quando l'ho preso anche mia madre, e sono andata a vivere con questa zia. E lì io mangiavo, perché questa mia zia andava in bicicletta in Friuli a prendere il latte, la polenta, hai capito? In bicicletta ci andava, e la figlia lavorava come commessa da fatta, e stavo bene lì, ho capito che c'è un'altra vita. E quando mia madre è uscita ho detto, se torno con mia madre mi ritocca di nuovo tutto questo, che no, non stavo bene, per quello non volevo tornare a casa. E povera mia madre, è uscita appena dalla prigione, vede la figlia che non vuole tornare, di 6 anni che non vuole tornare a casa. Quasi 7. E questo invece mia sorella, ecco, che era un altro tipo, e subito lei era proprio, sentiva la mancanza di mia madre. E poi abbiamo aspettato per molto tempo il ritorno di mio padre, per molto tempo, perché non si sapeva, si pensava forse l'hanno postato da un'altra parte, ha perso la memoria, magari ha deciso.
prendi gli italiani, prigionieri russa, quanti sono rimasti lì? Non li hanno lasciati uscire, poi si sono abituati e lì sono rimasti, anche quando hanno detto, vabbè, lasciamoli andare. Ormai avevano una vita lì, per... se non c'era questo scrittore, che poi non era uno scrittore, era un avvocato, che scriveva questa lettera, noi leggendo il libro l'abbiamo saputo.